Simone Parodi, siamo a Trieste dove l'Italia domani esordirà in casa, una World League iniziata in maniera eccezionale in Brasile con due vittorie. Sì, guarda, è andata benissimo la prima uscita di questa squadra, forse un po' inaspettata perché ci siamo trovati da poco tempo, abbiamo subito espresso un livello di gioco molto buono. Adesso cercheremo di replicare qua in Italia, sarà difficile perché comunque giocheremo davanti al nostro pubblico, forse avremo un pochino più di pressione, però diciamo che abbiamo tutte le carte in regola per poter fare una buona prestazione qua e poi a Verona. Che ricordi hai dell'Iran lo scorso anno, due partite complesse in Italia, poi quella sconfitta inopinata nella Grand Champions Cup su una partita molto equilibrata? Ma guarda, secondo me, come secondo tutti i ragazzi, l'Iran è una squadra forte, una squadra che ti mette in difficoltà in battuta, a muro, e ha un buon livello di gioco, quindi dobbiamo cercare di affrontarla nel migliore dei modi e cercare di esprimere un livello di gioco adeguato a loro, perché giocano bene a pallavolo e quindi dobbiamo rimanere concentrati e cercare di tenere lo stesso livello che abbiamo avuto in Brasile, questo sicuramente. Te ormai sono diversi anni che vesti la maglia azzurra, in Brasile sei apparso sereno, tranquillo, convinto, essenziale, è una sensazione che hai anche dentro di te? Sì, guarda, io come tutta la squadra sono tranquillo, ho visto da parte di tutti i ragazzi una tranquillità che non vedevo da tanto e quindi questo penso che ci abbia dato la spinta in più. Un'ultima cosa, tu 4 anni fa hai giocato un mondiale in casa, erano le prime esperienze con la maglia azzurra importanti, c'è qualcosa che puoi consigliare alla squadra femminile che sta per fare la stessa tua esperienza? Ma guarda, è stata un'esperienza stupenda e penso e spero che lo sia anche per loro, quindi di sfruttare al massimo questa occasione, di cercare di tirar fuori tutto quello che si ha, perché forse non si ha più un'altra occasione, quindi un grande in bocca al lupo a loro.